Buongiorno gentili telespettatori e ben trovati, benvenuti ad una nuova puntata di Giorno in Giorno, l'edizione del lunedì come sempre dedicata allo sport. Non vi spaventate perché ovviamente parlando di sport succede che i campi da calcio, specialmente la domenica, lasciano questi gentili souvenir e proprio parlando di campi da calcio apriamo il nostro focus sull'Arezzo Calcio Femminile, ma prima di andare a conoscere l'ospite che abbiamo oggi qui in studio e prima di raccontarvi quelli che sono stati i risultati della giornata di ieri del campionato di Serie B, io vi ricordo che potete seguirci oltre che sul canale 85 del digitale terrestre anche in streaming e potrete poi rivedere le singole puntate di Giorno in Giorno nell'area dedicata del nostro sito internet, oltre che ovviamente sul canale YouTube dell'emittente. Ma questa sarà una puntata, un primo blocco veramente molto ricco, quindi non mi dilungherei oltre, presenterei subito Isotta Nocchi, che è una giocatrice dell'Arezzo Calcio Femminile, che è qui con noi per parlare soprattutto della partita di ieri. Buongiorno. Ciao, sì, grazie dell'invito e sono molto contenta di essere qui. Grazie Isotta. E beh, ieri insomma è arrivata questa prima vittoria casalinga ai Campi Laurentini per l'Arezzo Calcio Femminile, quindi avete battuto 2-1 il Pescara, che è il fanalino di coda del girone. Che partita è stata? Beh, finalmente, come hai detto, è stata finalmente la prima vittoria casalinga di questo anno, tanto aspettata, ma è stato un grande piacere averla vinta. E il primo tempo è stato difficile perché comunque noi non avevamo ben capito comunque l'orientamento del gioco del Pescara e ci siamo fatti prendere un po' dal loro gioco e quindi siamo addirittura passati in svantaggio. Poi invece nel secondo tempo siamo riusciti a mettere in gioco quelle comunque la mister ci aveva detto di fare e sulle quali avevamo lavorato tutta la settimana e quindi siamo riusciti a pareggiarle e poi passare in vantaggio. E senti un po' rispetto al girone di andata dove comunque avevate vinto, perché diciamo il Pescara è un po' il vostro avversario delle prime volte, no? Perché la prima vittoria del campionato in assoluto era arrivata in trasferta contro il Pescara, ora è arrivata contro il Pescara la prima vittoria casalinga. Rispetto all'andata come l'hai trovata? Hai trovato magari più difficoltà o... Sì, beh, diciamo che ce l'aspettavamo che comunque il Pescara è un Pescara aggressivo, anche perché loro militano appunto sulle ultime Posizione. posizioni della classifica e quindi per loro è sempre uno scontro diretto comunque ogni partita che viene. Man mano che il campionato va a finire, comunque loro si devono guadagnarsi punti per riuscire a salvarsi. E quindi sono state molto agguerrite, ma noi siamo riusciti comunque a ribaltare il risultato. E rispetto alla partita d'andata, appunto, era una squadra molto cresciuta sotto, appunto, dal punto di vista della cattiveria e dell'agonismo. Andiamo quindi adesso a vedere quelli che sono stati i risultati di tutta la giornata, della 19ª giornata del campionato nazionale di Serie B che si è giocata appunto ieri, domenica 19 marzo. Abbiamo l'Arezzo che vince, batte 2-1 la Saponeria Pescara. Poi il Calcio Padova femminile che vince 3-2 contro l'Udinese. Il Sassuolo 6-1 sul campo della Federazione Sammarinese. Virtus Padova che torna a vincere in casa del Gordige, poi Grifo Perugia Castelvecchio 1-2, Limolese che vince tra le mura amiche contro il Newton Ferrara per 5-1 e poi invece il Marcon che cade sul campo della capolista Vittorio Veneto per 3-0. Tutto questo per una classifica che ripeto essere attualmente la classifica quella completa perché tutte le squadre sono arrivate a giocare la 19ª giornata. Beh, la classifica vede in testa il Vittorio Veneto a 50 punti, segue il Sassuolo con 48, Castelvecchio 43 sul terzo gradino del podio, 40 punti per il Calcio Padova femminile, a seguire Marcon 33, Grifo Perugia 26, la
federazione sammarinese in settima posizione con 24 punti, a questo punto in condominio con Newton Ferrara e Arezzo Calcio Femminile, e poi ancora Imolese, Udinese, Virtus Padova 13 punti, il Gordige a 9 e la Saponeria Pescara Femminile rimane la Cenerentola del girone con 7 punti. Senti Isotta, come hai iniziato tu a giocare a calcio? Dunque, io sono nata e cresciuta calcisticamente a Firenze, a San Marcellino, che sarebbe un campo sportivo un po' fuori periferia, e da quando avevo 7 anni fino all'anno scorso ho sempre giocato nella stessa squadra, ovvero la CF Firenze. E fino a 2 anni fa che è intervenuta invece la società maschile di Firenze, la Fiorentina, che ha acquistato appunto la società del Firenze trasformandola nel settore femminile della Fiorentina. E appunto quest'anno invece gioco qui ad Arezzo. E come ti sei trovata? Tu tra l'altro hai un legame comunque familiare con la terra aretina, in sì, particolar modo col Casentino, no? Sì, mio nonno è di origini casentinesi, di preciso di Pontenano, che sarebbe una frazione di Talla, nell'Aretino, appunto nel Casentino. E quindi io comunque tutte le estati vengo qui, passo 2 o 3 settimane su a Pontenano con gli amici di sud di casentinesi, e quindi più o meno questo territorio lo conosco abbastanza e ci sono affezionata a queste terre. Beh, bellissima questa cosa. E senti, questo campionato di Serie B, insomma, te ne hai giocati di campionati anche importanti, ne hai avuti di risultati importanti. Come giudichi questo girone, insomma, un girone competitivo, livellato, oppure rispetto a quello che sei abituata magari a vedere te, hai trovato poche difficoltà? Beh, io è la mia prima esperienza in un campionato di Serie B. Ho deciso io di scendere comunque di categoria, di fare un'esperienza personale mia, anche perché era 3-4 anni che giocavo nella prima squadra del Firenze in Serie A. Ma diciamo che, essendo anche l'età un po' piccola, non trovavo molto spazio, e quindi quest'anno ho deciso appunto di scendere di categoria e di farmi una mia esperienza personale, appunto. E ho trovato questo campionato, diciamo, di livello, comunque alcune squadre molto preparate come le prime che stanno in classifica. È un campionato molto abbastanza tecnico e piuttosto fisico, perciò è spunto di grandi, magari di grandi episodi che possono succedere nelle partite. Beh, per dare anche un minimo di giudizio anche a questo campionato, per fare un po' il bilancio di questa stagione iniziata, siamo andati ad intervistare Irene Perini, che è la vostra team manager, la team manager della prima squadra dell'Arezzo Calcio Femminile. Vediamolo insieme. Irene Perini da questa stagione è la team manager della prima squadra dell'Arezzo Calcio Femminile. Che esperienza è questa da team manager? È un'esperienza importante che arriva dopo, personalmente per quanto mi riguarda, dopo 2 anni di esperienza come vicepresidente al Casentino Calcio Femminile. Sono approdata qui all'Arezzo, ho trovato una società molto importante, strutturata sicuramente in maniera importante, e ho fatto del mio meglio per provare ad essere competitiva in questo ruolo e cercare di migliorarmi e di portare quella mia piccola esperienza a favore dell'Arezzo. Un Arezzo che sta andando bene in campionato, è una posizione di classifica che compete all'Arezzo, poteva meritare di più a questo punto, e se le aspettative invece magari erano minori? Le aspettative, cioè, siamo partiti in questo campionato cercando di centrare la salvezza prima possibile, abbiamo detto fin dall'inizio che poteva andare bene anche all'ultimo minuto dell'ultima giornata. In realtà ci troviamo a questo punto in una posizione, diciamo, di metà classifica, quindi anche più di quello che realmente era stato messo in preavviso, però penso che le nostre ragazze abbiano veramente dato tutto e dimostrato la loro serietà, il loro attaccamento alla maglia e la voglia di lavorare con entrambi i mister che hanno avuto in questa stagione. Sono stati due mister importanti che hanno preteso tanto e gli hanno tirato fuori il meglio sicuramente. Quindi penso che non possiamo rammaricarci assolutamente di tutto quello che si è visto finora.
Beh, insomma, era, dalle parole sembrava soddisfatta, no? Sì, la sì. vostra team manager. Tu cosa pensi? È giusta la posizione in classifica in cui vi trovate? Qualche punto in più potevate averlo arrivati a questo punto? Sì, dunque abbiamo perso qualche punto durante il cammino con false partenze, con qualche pareggio arrivato all'ultimo purtroppo, ma forse meritavamo di stare un pochino più su, ma purtroppo il calcio è anche questo, perciò dovevamo stare anche noi più attenti in certe occasioni, ma sicuramente ancora il campionato non è finito, perciò abbiamo ancora alcune partite sui quali potremmo recuperare molti punti. C'è qualche partita di qui alla fine del campionato, anche ovviamente in base alle esperienze che avete avuto per quanto riguarda il girone di andata, che ti impaurisce, magari ti spaventa un po' di più? Diciamo che le partite che ci aspetteranno non sono, diciamo, sono comunque tutte pericolose da prendere tutte con le pinze, comunque bisogna stare sempre attente. Però comunque le partite più difficili, o comunque le partite con le squadre che stanno in quella parte della classifica più alta, le abbiamo già incontrate. Perciò, nonostante appunto siano squadre che stanno comunque, abbiamo gli stessi punti più o meno, dovremmo stare sempre comunque più attente, perché proprio con queste squadre è difficile avere magari dei cali di attenzione o di inciampare in qualche episodio. Tu tra l'altro sei il capocannoniere, no, di questa squadra, quanti gol sei? Sono a 8 gol con quello di ieri, insomma. No, forse 7, 8, 8. C'hai un record da battere magari? Non so, in una stagione quanto è stato il tuo massimo? Nella stagione è stato 4 gol in... Quindi l'hai già battuto. Sì, pratica. L'ho già battuto. Ah, bene. Sì. Però mi ero prefissata, non lo so, 15 gol, però... Beh, insomma, vedremo. La decina quantomeno la vogliamo scavalcare. Sì, esatto. Che emozione è quella di fare gol? Tipo ieri hai fatto il gol del pareggio, sì. Quindi insomma anche una rete piuttosto pesante, tra l'altro molto bella, quindi... Beh, è sempre un'emozione bellissima, perché c'hai comunque l'attenzione di un pubblico che tifa per te in quel momento, che senti comunque gli occhi addosso, che sono un'emozione fantastica, insomma, e sapere che comunque la squadra ti appoggia e fare comunque un bene per tutta la squadra e per le persone che ti guardano è sempre un piacere, insomma. Bene, e parlando proprio a questo punto di gol, di partite, andiamo a vedere quello che è successo invece nel campionato regionale Juniores Primavera nell'ultimo weekend, quindi partendo ovviamente dalla Primavera dell'Arezzo Calcio Femminile, che giocava la 21esima giornata di questo campionato, l'ha giocata sabato 18 marzo. Abbiamo l'Arezzo Calcio Femminile che purtroppo cade tra le mura amiche dei Lorentini contro il Firenze 0-5. Il Florencia che perde in casa della Fiorentina Women 7-2, Grifo Perugia Don Bosco Fossone 6-0, la Vigorignano che si impone alla Matricola Calciatori Giovani Granata 3-0 e poi il San Miniato Libertas Femminile che finisce 1-2. Questo per una classifica che vede attualmente in testa la Fiorentina Women's con 55 punti, Grifo Perugia 48, Empoli Ladies 43, il Firenze che scavalca l'Arezzo e si porta in quarta posizione con 30 punti, l'Arezzo quinto gradino del girone con 29 misure, poi a seguire Libertas 28, Don Bosco Fossone 25, Florencia 21, San Miniato 16, Vigorignano 9 e Giovani Granata che con questo punto di penalizzazione riscosso un paio di settimane fa torna a 0 punti in classifica. Andiamo velocemente anche a fare una carrellata di quello che sarà il prossimo turno della Primavera Amaranto di mister Francesco Goretti. Ricordo che il campionato giovanissime si è concluso la scorsa settimana e siamo in attesa dell'inizio invece della Coppa Toscana per quanto riguarda le giovani dell'Arezzo Calcio Femminile, Coppa Toscana che inizierà alla fine di marzo, quindi più o meno ci siamo. Il prossimo turno invece del campionato toscano Primavera vede
le Empoli Ladies ospitare la Fiorentina Women, il Firenze giocare in casa contro il Grifo Perugia, San Miniato andare a rendere visita al Florenzia, l'Arezzo Calcio Femminile giocare in casa delle Giovani Granata, infine la Libertas Femminile contro la Vigor Rignano. Ricordo che questa giornata qui che abbiamo appena visto sarà la 22esima e quindi l'ultima di questo campionato primavera per l'Arezzo Calcio Femminile. Insomma, l'Arezzo Calcio Femminile ti sei trovata, ma sicuramente non sei nuova di queste esperienze, in una società che sta cercando di far crescere un progetto con un bel settore giovanile. Avevi già sentito parlare, visto che comunque sei toscana, del progetto dell'Arezzo Calcio Femminile, o quando ti hanno chiamato eri proprio digiuna di tutto? No, ne avevo già sentito parlare, infatti quando mi hanno chiamato diciamo ero contenta, perché comunque avendone già sentito parlare e sapendo comunque già abbastanza la realtà in cui militava questa società, comunque non ero proprio sprovvista di informazioni. E anzi, appunto, anche la società della Fiorentina mi ha consigliato di venire proprio qui, appunto per il progetto che era in mente, comunque, che la società voleva fare, e l'allenatrice che precedentemente appunto allenava la squadra, che è Emanuela Tesse. E quindi ho deciso di abbracciare questo progetto e questa società. Bene. Continuando a parlare di piccole giocatrici in erba, io adesso un altro servizio che è proprio dedicato alla scuola calcio Amaranto, ai microfoni di Tele San Domenico, questa volta l'istruttore Stefano Pisini, responsabile della scuola calcio. Stefano Pisini, istruttore delle piccole dell'Arezzo Calcio Femminile. Che tipo di lavoro fate con le bambine? Molto educativo, visto che noi siamo educatori istruttori, questo in primis. Poi dopo vengono i famosi gesti tecnici, il loro divertimento. Questo è quello che noi lavoriamo. Quante bambine avete attualmente? Siamo arrivati a 14 bambine. È stato un bel successo, anche quest'anno abbiamo iniziato con 10 e già siamo a 14. E già una è passata nelle giovanissime, siccome c'è anche la crescita. Quanto è importante nel calcio femminile anche avere una scuola calcio che sia proprio predisposta a questo mondo? Ultimamente sono stati molti miglioramenti, grandi successi a livello di scuole calcio. Io questo è quello che ho visto. Poi vedo qui nel mio piccolo un 14 bambine, già per noi è un grosso successo. Purtroppo non essendoci squadre femminili qui ad Arezzo, andiamo a giocare contro i baschetti, andiamo a divertirsi insieme a loro. Compagni di gioco sono per loro. Questo è. E quando c'è la possibilità facciamo un'uscita fuori Arezzo e magari troviamo qualche città vicina che facciamo la nostra piccola partita con altre bambine. E le bambine si fanno valere anche con i maschietti? E come? Sono diavoli, io li chiamo diavoli. Vediamo. Io invito tutti a venire a vederle, c'è da non credere. Beh, presto riusciremo a vedere anche a sentir parlare proprio le bambine nelle prossime settimane, ve lo prometto. E io so che questa settimana, oltre al fatto che vi dovrete preparare per il prossimo turno, ci sarà un amichevole particolare, no? Ai Campi Lorentini, perché l'Arezzo Calcio Femminile aspetta una rappresentativa calcistica dell'Università di Bunkyo, un'università di Tokyo. Quindi andrete a scontrarvi contro una squadra giapponese di un mondo, penso, totalmente diverso dal vostro. Sì, è una bella esperienza sicuramente da fare, perché affrontare altre squadre che appartengono ad altre parti del mondo è sempre formativo come esperienza. E il Giappone, poi sappiamo tutti, nel mondo femminile è una realtà affermata e che è arrivata ai campionati mondiali seconda dopo l'America, e quindi è una nazione che punta molto sul calcio femminile, anzi, a differenza magari dell'Italia, è una realtà che appunto è vera, se ne sente parlare molto più di qui di in Italia, perciò saremo curiosi appunto di vedere il livello di queste ragazze e di affrontarle.
Benissimo, senti, andiamo a vedere a questo punto anche qual è il prossimo turno per voi, per il campionato di Serie B. Lo guardiamo insieme, vediamo un po' le partite, poi lo commentiamo e giochiamo la schedina come hanno giocato anche le tue compagne nelle scorse giornate. Quindi la prossima giornata che attende la prima squadra dell'Arezzo Calcio Femminile, che si giocherà domenica 26 marzo, sarà la 20ª giornata del campionato nazionale di Serie B, e vedrà il Castelvecchio ospitare il Calcio Padova femminile, l'Arezzo Calcio Femminile tornare nuovamente a giocare in trasferta contro il Marcon, poi Imolese contro Gordige, la Grifo Perugia in casa della Saponeria Pescara, il Newton Ferrara ospiterà la capolista Vittorio Veneto, poi ancora il Sassuolo Calcio Femminile andrà a render visita all'Udinese ed infine l'ultimo match della giornata, Virtus Padova Federazione Sammarinese. Che partita sarà quella contro il Marcon? Sarà difficile perché all'andata è stata una partita combattuta. Però noi ci metteremo il nostro meglio per riuscire a vincere o quantomeno a toglierci una grande soddisfazione. E quindi saremo unite e questa settimana lavoreremo bene insieme alla Mister per riuscire a lavorare anche domenica e portare a casa qualche punto. Un pareggio se non erro nel sì, girone 2-2, tra l'altro eravamo pure in vantaggio e su un calcio d'angolo al 90esimo sono riuscita a pareggiare la partita, purtroppo. Quindi sarà anche una rivincita da parte nostra. Beh, assolutamente, sì. Una giornata di riscatto. Senti, giochiamo velocemente la schedina come hanno fatto le altre tue compagne di squadra, quindi Castelvecchio, Padova femminile. Credo che secondo me è un pareggio. Marcon, Arezzo Calcio femminile. Vittoria Arezzo. Questa è la scaramanzia proprio noi. Imolese Gordige. Imolese Gordige vince Imolese. Pescara Grifo Perugia. Vince Grifo Perugia. Newton Ferrara Vittorio Veneto. Vittorio Veneto, prima in classifica, perciò. Udinese Sassuolo. Udinese Sassuolo, Sassuolo, una grande realtà anche loro. E alla fine chi la spunterà tra il Sassuolo e il Vittorio Veneto? Se il Sassuolo è una grandissima squadra che si meriterebbe anche di avere qualche punto in più che non sono riuscite a conquistare le prime partite del campionato. Però il Vittorio Veneto ha sbagliato poco e quindi sarà sempre una lotta tra loro due. Ha messo da parte sì. Di più. E l'ultima partita, quindi Virtus Padova-San Marino? Virtus Padova, San Marino, vince San Marinese, vediamo. Va bene, allora io con questa schedina ti ringrazio per essere stata con noi. Io vi do appuntamento al secondo blocco che arriverà fra pochi minuti insieme. Stavolta parleremo di sport minori e quindi a prestissimo.